E queste sono le ultimissime anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove è successo un po' di tutto. Ma nulla di particolare nel Trono di Luca Salatino, dove è arrivata una nuova corteggiatrice ma non si è presentata Eleonora. Trono classico di Matteo Ranieri, tronista, litiga con le sue corteggiatrici Denise e Federica. All'inizio è andata bene fra Matteo Ranieri e Denise Mingiano. Ma solamente all'inizio. Infatti poi è venuto fuori che la ragazza si è di nuovo vista con Armando Incarnato e nuovamente gli ha lasciato una porta aperta. Matteo Ranieri, nuovo tronista di Uomini e Donne. In studio è stata veramente molto criticata, e alla fine ha lasciato lo studio. Matteo la voleva andare a prendere ma Maria De Filippi l'ha indotto a ragionare. Poi è stata la volta di Federica Aversano che non è stata portata fuori, in esterna, e contrariata ha lasciato lo studio. Ma questa volta il tronista è andato a riprenderla nel dietro le quinte nei camerini. Non sappiamo però come siano andate le cose fra di loro in quanto lo stesso non è ritornato in studio. Probabilmente verrà mostrato il tutto la prossima settimana. C'è stato un grosso litigio fra Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Le cronache raccontano che a momenti venivano alle mani. C'è mancato poco che non arrivassero alle mani. Ida Platano è uscita con Alessandro e sembra che le cose siano andate anche abbastanza bene. Mentre per Gemma Galgani è arrivato un altro corteggiatore. Se proprio vogliamo dirla tutta, la cosa veramente strana dell'intera puntata è stata Tina Cipollari, che non ha messo parola nella nuova frequentazione di Tina Cipollari.